Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Franco Roppo Valente dal Cleto Festival, lui è uno degli organizzatori. Siamo alla terza giornata, quella conclusiva, e gli chiediamo com'è andata. È stata un'edizione stupenda, molto bella e partecipata, e questa cosa ci riempie di gioia e ci fa sperare bene per il futuro. Ci sono stati momenti molto intensi dove la gente ha partecipato, ha ascoltato con piacere i dibattiti, ha partecipato alle viste guidate, la vista guidata sonora ha riscosso un successo veramente, come dire, superiore a ogni aspettativa. In più il dibattito che ha visto ieri sera presente l'onorevole Magistris, ha visto veramente una marea di gente che è venuta, ha sentito, ha applaudito, ha fatto foto e è rimasta contentissima. In più c'è da dire una cosa, che tutto questo che abbiamo fatto, voglio dire, è stato bello perché è stato partecipato in primis con tutta la popolazione di Cleto, che in qualche modo ha contribuito, in ogni modo ha contribuito alla riuscita di questa manifestazione, e poi il pubblico che ha invaso queste vie creando veramente un ingorgo di persone qui nel centro storico, e ci fa sperare bene per l'edizione 2018. Inoltre, che dire, ancora la serata è lunga, ci sono un sacco di iniziative e vi invito tutti quanti a ritornare a Cleto, a seguire la nostra pagina Facebook, che è Cleto Festival, che ci trovate su Facebook, è Cleto Festival, in più sul sito cletofestival.com, dove ogni periodo dell'anno, voglio dire, noi facciamo delle attività, e vi invito ancora a tornare. Avvicinati un attimo di qua, Franco, io ti volevo dire un'altra cosa. Lo sai che ho fatto delle interviste, e c'è stata una signora che ha detto: a me sarebbe piaciuto che il Cleto Festival fosse fatto 365 giorni l'anno, perché quello che ho visto, cioè l'animazione del borgo, il calore. Tu hai scritto una frase bellissima poco fa: con il cuore. È stato fatto con il cuore dall'associazione La Piazza e da chi vi ha sostenuto. Allora, e queste iniziative o si fanno con il cuore o altrimenti non si fanno, perché l'organizzazione ci mette a duro lavoro. Inoltre ci mette pure sì in contatto, in sinergia con tante realtà associative, con giornalisti, con televisioni, con personalità della cultura, dell'ambientalismo, ma prima di tutto ha creato una sinergia tra i cuori delle persone. Perché noi cerchiamo di parlare alla testa della gente e al cuore, perché non riusciamo ad interagire con lo stomaco e i portafogli della gente. Quindi un saluto dal Cleto Festival, questa è la settima edizione, lui è Franco Roppo Valente, uno degli organizzatori. Ricordatevi, La Piazza da sostenere sempre, perché se il Cleto Festival esiste è merito dell'associazione La Piazza di Cleto. Grazie Franco. Grazie, buonasera e vi abbraccio tutti.